Qui non abbiamo tempo da perdere, perciò partiamo subito con Bentrovati su WatchMojo Italia, dove oggi sveleremo la nostra top 10 coincidenze incredibili successe dietro le quinte dei film. Perciò, come da titolo, vedremo le 10 coincidenze, avvenimenti profetici e cose del genere avvenuti durante la realizzazione di alcuni famosissimi film. Di certe storie, ne sono sicura, siete già informati, di molte altre però no. E alcuni racconti sono certissimi, mentre altri sembrano delle belle storie, ma le considereremo lo stesso. E quindi cominciamo dalla numero 10, un segno dall'altissimo nella passione di Cristo. Facundi tehebun l'erecum. Fatis non. Un film controverso, e lo sappiamo, un film pesante, e lo sappiamo, un film fin troppo arrogante per certi versi, e sappiamo anche questo, e forse sapete anche che per il protagonista, Jim Caviezel, interprete niente meno che di Gesù, non fu una passeggiata per niente, e non tanto per crisi mistiche, sentieri sterrati vari, neppure per le lunghe e tortuose scalinate di Matera, ma perché durante le riprese della scena del sermone sulla montagna, Caviezel fu letteralmente colpito da un fulmine. In qualsiasi altro caso, cioè tipo se questa cosa fosse successa sul set di 365 giorni, tutti avrebbero pensato solo a una sfortuna incredibile. Ma vista la materia trattata nel film di Mel Gibson e il fatto che Dio ti strafulmini è un augurio ormai desueto, ma che ogni tanto si sente ancora in giro, qualcuno pensa che il fulmine fosse un messaggio direttamente interessato al regista e alla sua opera controversa. Per fortuna Caviezel se la cavò con le dita dei piedi bruciate e un leggero shock, e tralasciamo sul fatto che poi una volta gli cadde pure addosso una vera croce di legno di 70 kg, seppellendolo nella sabbia quasi come se dovessero lapidarlo. Alla numero 9, un magico cappotto nel Mago di Oz. You're traveling in disguise. Il film di Fleming con Judy Garland uscì nel 1939, anni e anni dopo la morte dello scrittore del romanzo originale, L. Frank Baum. Ma, in qualche modo, Baum nel film ci finì lo stesso. A quanto pare, nella pre-produzione, il reparto costumi andò in un negozio di seconda mano per cercare i costumi adatti al professor Meraviglia, in modo da dargli un look stravagante, ma comunque elegante e ricercato. Secondo quanto afferma la giornalista Aliena Harmetz, fu scelto un cappotto che pareva proprio perfetto e che, una volta controllato meglio, rivelò un'etichetta su cui era segnato il nome dell'antico proprietario, L. Frank Baum, l'autore del romanzo originale. Come inizio per uno dei film più magici di tutti i tempi, le premesse erano le migliori. Alla numero 7, Quicksilver, ti presento Quicksilver in Kick-Ass. Per chi se lo fosse perso, a metà anni 90 Marvel vendette i suoi diritti sugli X-Men alla 20th Century Fox, tenendosi invece tutti per sé quelli sugli Avengers. Siccome però Quicksilver era sia un mutante che un Avenger, per lui le cose furono molto più complicate e di fatto i diritti erano di entrambi, e quindi nessuno aveva l'esclusiva sul velocissimo figlio di Magneto, che poi nei fumetti mi pare si scopra non esserlo davvero, ma lasciamo stare. Circa 20 anni dopo l'MCU era una realtà in divenire, la saga degli X-Men era già non so quanti capitoli, ed entrambi i franchise decisero di introdurre finalmente il loro Quicksilver. La Marvel con le fattezze di Aaron Taylor Johnson in Age of Ultron, mentre la Fox scelse per il suo migliore dell'altro, a ben vedere, Evan Peters. Ironia della sorte, entrambi giovani attori precedentemente avevano prestato il volto al cinecomic Kick-Ass, in cui erano ottimi amici con l'idea irrealizzabile o quasi di diventare supereroi. Una specie di favola a lieto fine, a parte che poi Quicksilver Marvel muore malissimo e il franchise degli X-Men è ormai morto e sepolto. Alla numero 7, la caduta di Achille in Troy. Immortality! Take it! It's yours! Sì, sì, l'immortalità, ma non letterale, caro figlio di Teti. Cioè, da leggenda, e poi più o meno anche da film, Achille era figlio di una ninfa del mare che lo immerse in acqua completamente per renderlo invincibile, ma tenendolo per il tallone non glielo bagnò, e quindi quello sarebbe rimasto il suo celebre punto debole, che poi, lo sappiamo, lo avrebbe portato a morte certa. Ecco, nel 2004, mentre Wolfgang Petersen girava il suo film sull'Iliade, diciamo, da un punto di vista più storico che leggendario, e l'ho detto mettendo moltissime virgolette per ovvi motivi e per evitare di far prendere un infarto a Nova Lectio,
Brad Pitt, proprio nel mentre delle riprese, si ruppe il tendine d'Achille. E siccome quel genere di infortunio fa un male boia, la produzione dovette fermarsi per 10 settimane e permettere il recupero dell'eroe. Manco stessero davvero combattendo una guerra. Alla numero 6, un pessimo presagio, né il presagio. Questa storia era già finita in almeno un'altra delle nostre liste, ma chissà quanto tempo fa, e allora via, tabula rasa, ripetiamolo che non fa mai male. The Omen, ovvero Il Presagio, è un film horror del 76 in cui il figlio di una ricca famiglia si rivela l'anticristo e ne combina di ogni, ma non come piccola peste, tipo morti e omicidi brutti brutti. Dunque, lontani dal parlare del remake del 2006, il film originale pare abbia scatenato una maledizione nel corso del tempo. L'attore protagonista Gregory Peck venne trovato morto 2 mesi prima dell'inizio delle riprese ed era già comunque sopravvissuto a un incidente aereo che aveva ucciso tutti i passeggeri a bordo. Poi 2 diversi aerei sui quali viaggiavano 2 membri della troupe, tra cui lo stesso Peck, furono colpiti da un fulmine mentre erano ad alta quota. Ci furono grossissimi problemi nella gestione degli animali che dovevano essere utilizzati nel film e il regista Richard Donner, nel giro di poche ore prima, alloggiò in un hotel colpito da un bombardamento del gruppo terroristico IRA. Dopodiché ebbe un incidente d'auto, ma il dettaglio più incredibile è l'incidente capitato a John Richardson, il tecnico degli effetti speciali, che, stando alla leggenda, ebbe un incidente in macchina in cui la fidanzata venne decapitata da una lastra di ferro, circa come avviene a uno dei personaggi del film. E l'incidente avvenne, pare, all'altezza di un cartello stradale che indicava una cittadina olandese di nome Ommen, distante 66,6 km. Per quanto riguarda il remake, invece, non ci fu la stessa sfortuna, ma qualcuno rubò per qualche motivo circa 4 km di girato e nessuno ha mai saputo perché. Alla numero 5, una doppia previsione azzeccata nel Padrino parte 1. Dopo aver perso il ruolo di Sonny Corleone per il primo capitolo della saga criminale di Francis Ford Coppola, Bob De Niro ottenne il ruolo del giovane Vito Corleone nella parte 2, ruolo per il quale ricevette poi anche l'Oscar al miglior attore non protagonista. Invece, pochi anni dopo, De Niro avrebbe vinto la statuetta al miglior protagonista per il ruolo del pugile Jake LaMotta in Toro Scatenato di Martin Scorsese. Ma nel primo film della trilogia, Marlon Brando, nel ruolo dell'anziano Don Corleone, quando compra le arance, passa vicino ad un poster che chiaramente mostra l'advertising di un incontro di Jake LaMotta. In poche parole, in una sola inquadratura si poté in qualche modo prevedere 2 dei ruoli che avrebbero fruttato a De Niro il riconoscimento dell'Academy. Alla numero 4, la location, l'11 settembre in Nosebleed. Come on, man, right over here. Ormai, stando ai thread online, ad aver predetto l'11 settembre c'è la qualunque. Il poster del primo Spider-Man di Sam Raimi, la schermata iniziale dei Griffin, i Simpson, la data del passaporto di Neo nel primo Matrix. Ma questo esempio è, penso, il massimo di quanto si possa dire in merito di film e previsioni sull'attentato alle Torri Gemelle. All'epoca, Jackie Chan doveva interpretare il ruolo di Spalla in un action movie intitolato Nosebleed, ma ci furono problemi produttivi che rallentarono tutto quanto, il copione poi a quanto pare era una mezza schifezza e quindi la produzione fu posticipata. E meno male, perché le riprese avrebbero dovuto cominciare proprio dal World Trade Center nell'infausta data e, incredibile, lo script prevedeva la presenza di terroristi all'attacco delle due torri. Trascorsi i primi tempi a seguito dell'attentato, la produzione provò a ripartire, ma alla fine si scelse per la cancellazione e infatti Nosebleed non è mai più uscito. Alla numero 3, il senso del dovere in Code of the Secret Service. That's the gambling joint on the other side of the line that this mob uses as a front. I had a date to meet him on this side of the International Bridge. He showed up all right. Quello che vedete in scena seduto, giovane e belloccio attore americano, è un certo Ronald Reagan, divenuto poi importante presidente repubblicano ed eminente partecipe della storia con il suo Mr. Gorbachev, Tear Down This Wall. Il resto è storia. Ma è importante ricordare, ai fini della nostra lista,
che da attore prese parte a una serie di film in cui interpretava praticamente sempre il ruolo di agente dei servizi segreti, sempre alle prese con presidenti e minacce al paese. Ecco, Reagan non andava molto fiero di questi suoi lavori giovanili, e fa già abbastanza ridere quindi pensare che poi sia davvero diventato presidente, ma fermi, perché la storia non è finita e prende una piega ancora più incredibile. Quando il presidente rischiò di essere ucciso in un attentato, a salvargli la vita fu, stando alle cronache ufficiali, l'agente speciale Jerry Parr, che disse di essere stato spinto a entrare nei servizi segreti dopo aver visto un film dal titolo Code of the Secret Service, ovvero il film che vi mostravo all'inizio, con protagonista lo stesso Reagan. Alla numero 2, il libro da Londra in The Girl from Petrovka. Nei primi anni 70, Anthony Hopkins prese parte all'adattamento cinematografico del romanzo omonimo di George Pfeiffer e, come ogni buon attore che si rispetti dovrebbe fare, per prepararsi al meglio volle leggersi il libro. Però il problema per Hopkins fu trovare il tempo di andare a cercare proprio quel libro in giro per le librerie. Non esisteva mica Amazon che ti dice quando e come te lo consegna, e quindi a una certa era lì lì per mollare il colpo e rinunciare alla ricerca, quando, incredibilmente, mentre passeggiava in un parco di Londra, l'attore trovò proprio una copia del romanzo che cercava, abbandonata su una panchina. Tempo dopo, Hopkins ebbe l'occasione di conoscere l'autore e Pfeiffer cosa gli disse? Che aveva precedentemente prestato la sua copia personale del libro a un amico, che poi lo aveva perso proprio da qualche parte a Londra. La stessa copia che poi aveva trovato proprio Hopkins. Uno dei drammi più grandi della vita è perdere il proprio libro preferito, o un libro qualunque, se si è amanti dei libri, che poi magari finiscono in mano a Gabriel Garco di ritorno da un rave party e ne viene inevitabilmente fuori una fiction di Canale 5. Quindi per scongiurare questa cosa cliccate la campanella degli avvisi. E alla numero 1, tragedia familiare in L'ultimo combattimento di Chen. Questo con l'asciugamano è Bruce Lee nella sua ultima apparizione, anche se è un po' più complicato di così. Dopo aver finito andate a vedervi il video di Yotobi perché non saprei spiegarlo meglio di lui, ma provo a riassumervi. Mentre girava il film, Lee venne trovato morto e per continuare la produzione, cercando di giustificare il cambio di connotati del protagonista, che venne interpretato da attori diversi di lì in poi, si scelse di modificare la sceneggiatura e di fingere che il personaggio che Lee interpretava nel film fosse morto a causa di un colpo di pistola ricevuto sul set. E fa paura a questo punto, anche se dubito che il karma c'entri qualcosa, pensare alla morte di Brandon, figlio di Bruce, morto, come credo sappiate, sul set del Corvo, proprio a causa di un'arma finta caricata male. Due miti a modo loro, uniti nella vita e nella morte. Are you supposed to be a clown or something? Sometimes. Tutte queste coincidenze mi fanno prendere sempre male queste top, però spero che vi sia piaciuta, fatemelo sapere nei commenti.